Bentornati ragazzi o benvenuti sul mio canale, sono Divix. Finalmente possiamo fare un video dopo una vittoria dell'Inter. Sembra qualcosa di strano, ma ultimamente, nell'ultimo mese, è successo veramente pochissime volte. E quindi c'è da essere felici, nel senso che ovviamente tutti quanti dopo 60 minuti eravamo incavolati neri. Mi era passata la voglia di fare video. In ogni caso ho tantissime cose da dirvi, ci sono tantissimi argomenti sulla graticola, a partire dalle dichiarazioni di Marotta nel prepartita che riguardano Christian Eriksen, che si è anche scaldato per gran parte del secondo tempo, ma non ha fatto neanche un minuto. Parliamo della partita, parliamo di Eriksen, parliamo di Conte, parliamo di cambi, parliamo di tutto. Scrivetemi qua sotto la vostra opinione, come sempre leggo tutti i commenti. Buona visione! Innanzitutto mi devo scusare perché questa settimana non sono riuscito a girare, avevo promesso e avevo intenzione di fare tanti video. Qualcuno di voi mi ha scritto anche su Instagram, mi ha segnalato una cosa su Christian Eriksen, ne parliamo dopo. Volevo fare dei video, però purtroppo è stata una settimana lavorativamente parlando veramente pesante e impegnativa, quindi non sono riuscito a ritagliarmi spazio per girare. In ogni caso recuperiamo oggi, parliamo di tutto, degli argomenti più importanti a partire dalla partita di oggi. Che cosa è successo? È successo che l'Inter ha giocato forse il peggior primo tempo della stagione, il Torino è andato in vantaggio meritatamente, le occasioni più pericolose sono arrivate tutte da parte granata, e l'Inter, giocando questo calcio orizzontale, oggi non è riuscita a creare neanche le solite occasioni da gol che comunque venivano fuori. Un'altra volta, sotto 2-0, l'Inter riesce a ribaltare la partita, segnando anche subito un gol dopo pochissimi secondi dal 2-0, e questo sicuramente aiuta, ma un'altra volta siamo costretti a fare affidamento sulla reazione rabbiosa, un po' quello che era successo anche con la Fiorentina, vi ricordate tutti quanti? Una squadra che è sotto, colpita in orgoglio, tira fuori il carattere e comincia, non dico a giocare un gran calcio, perché l'Inter non ha giocato un gran calcio, ma ha giocato comunque sia un calcio migliore, più veloce, e soprattutto, una parola importantissima, segnatela, un calcio verticale, perché l'ho già detto e ribadito in altri video, commentando e criticando questa mania, moda di giocare orizzontale, l'Inter non è in grado di giocare orizzontale, non è in grado di proporre gioco giocando orizzontale, perché per giocare orizzontale ed essere pericolosi bisogna muoversi tantissimo senza palla, mentre l'Inter ha tanti giocatori che vogliono la palla sui piedi, che stanno fermi o che vengono semplicemente incontro e poi si fermano girandosi. Non riusciamo a creare occasioni da gol, invece giocando verticale, quando si è costretti ad andare avanti, ad andare lunghi, ad andare verticali, allora vedi che questa è una squadra che fisicamente è importante, che ha giocatori in grado di fare la differenza, di trovare la giocata, di fare gol. E quindi quando l'Inter ha cominciato a giocare verticale, non il solito calcio orizzontale, noioso e non proficuo, è riuscita a creare occasioni da gol. Tutto bene? Tutto bellissimo? No, per nulla, per niente. Ovviamente giocando così non si vincono i campionati, non si vincono le competizioni e non si arriva neanche avanti in campionato. L'Inter deve trovare una sua identità e la sua identità non è quella vista oggi. Cioè questa è una partita vinta in maniera fortunosa, perché il Torino era avanti 2-0 meritatamente e l'Inter poi si è svegliata, ma anche se ti svegli al 60esimo non è detto che tu riesca a fare 3-4 gol come è successo in questo caso. Quindi bene sì, sono contento, sapete che io sono uno molto positivo, cerco sempre di trovare il lato positivo delle cose, quindi io quello che vedo è una squadra che tecnicamente è molto valida, molto forte, ma in questo momento sta rendendo molto al di sotto delle proprie possibilità. Criticatissimo ovviamente l'allenatore, io ormai leggo, ma anche con un sorriso, un certo sorriso, i commenti sotto qualsiasi post dell'Inter, sono tutte critiche ovviamente all'allenatore, alla formazione, al modulo, ai giocatori in panchina, ai giocatori titolari, ovviamente è una guerra contro Conte. Io lo dico sempre, non sono pro Conte e non sono contro Conte, sono stato felice quando è arrivato perché lo considero un allenatore vincente, in questo momento non ha dimostrato di esserlo all'Inter e quindi prendo atto di questo. Se la società dovesse un giorno decidere di licenziare Conte, io continuerò a tifare Inter, quindi non tifo Conte, non tifo Allegri, non tifo Spalletti, l'ho già detto, io tifo Inter. In questo momento quello che mi interessa non è cambiare allenatore, ma vedere una squadra che vince e convince. Parlando dei cambi, sicuramente non hanno fatto bene le dichiarazioni che ha fatto Eriksen in nazionale. Io credo che Conte se la sia un po' legata al dito, e non solo lui, ma anche Marotta, perché ovviamente è stata un'esternazione di rabbia, di fastidio, che è anche giustificata dal fatto che lui non stia giocando con regolarità. Non è vero quello che ha detto Conte, perché Conte ha detto ci sono tanti giocatori che hanno giocato meno di lui. Probabilmente la scorsa stagione aveva giocato di più, quest'anno Eriksen sta giocando veramente col contagocce, quindi è stato anche stupido rispondere in questo modo. Poteva semplicemente rispondere che nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa non ha reso come lui si aspettava, e questo argomento l'ho già trattato. Poi ci arriviamo però a Christian Eriksen, perché voglio affrontare nello specifico un problema grosso che è venuto fuori in questa settimana e che potrebbe essere la causa di quello che sta succedendo al giocatore.
Tornando all'Inter, i cambi, è stato molto criticato Gagliardini. Gagliardini è un giocatore su cui Spalletti faceva affidamento, su cui Conte fa affidamento, però è un giocatore che quando deve rischiare la giocata sbaglia sempre. Non è un giocatore che sbaglia tanti palloni, ho visto centrocampisti sbagliare anche più di lui. Il problema è che lui non ha nei piedi la giocata quando deve giocare, quando deve trovare il pallone verticale, la palla dentro, il lancio, sbaglia la giocata e quindi poi è costretto a giocare facile e vicino. Da questo punto di vista qua, in una squadra che cerca di costruire velocemente, è sicuramente un handicap, quindi dico una cosa scontata, ovviamente preferirei vedere giocare Nainggolan, non riesco a capire perché non sta giocando Nainggolan, anche perché Conte aveva speso bellissime parole su di lui, anche l'anno scorso, dicendo che lo voleva già al Chelsea, che è un giocatore che ha sempre ammirato, che ha sempre voluto, e quindi tutto mi sarei aspettato fuorché vederlo in panchina in tutta questa prima parte di stagione. Una cosa positiva l'ho vista quest'oggi, finalmente ho visto Conte tornare sui suoi passi su una decisione che mi lasciava completamente in disaccordo, e cioè quella di veder giocare Vidal arretrato. Oggi l'Inter ha giocato con un 3-5-2, non c'era un vero e proprio trequartista, ma quello che aveva i compiti più offensivi dei tre era sicuramente Vidal. Vidal deve giocare lì, vicino alla porta, dietro le punte, o comunque deve essere più libero di attaccare, perché è il giocatore più pericoloso dei centrocampisti che abbiamo. Cioè, più pericoloso vuol dire che è quello che ha nelle corde il maggior numero di gol. So che è anche il più criticato, ho già visto dei commenti, sono tutti incavolati, c'erano tutti su con Vidal, ed è lo stesso motivo per cui c'erano su con Conte, e cioè è un ex juventino, è un gobbo, e quindi non è degno di indossare la maglia dell'Inter. Da questo punto di vista qua, io voglio dire una cosa, tutti quelli che pensano che ci siano giocatori tifosi sono purtroppo degli illusi. Gli unici tifosi siamo noi. Se vogliamo trovare la squadra che tifano questi giocatori, probabilmente la squadra di Vidal sarà la squadra della sua città nativa in Cile, e la stessa cosa vale per tutti gli altri giocatori. Non esistono giocatori tifosi, non esistono giocatori tifosi. Esistono giocatori che diventano bandiere di una squadra, che diventano professionisti e rappresentanti di una squadra perché stanno tanti anni in quella squadra. Dobbiamo guardare i giocatori come dei professionisti, perché così sono. Hanno una carriera corta, cioè di 10 anni, 15 anni, e in quella carriera devono cercare di massimizzare tutti i loro introiti. Quindi a loro dell'Inter, della Juventus, del Milan, non gliene frega niente. E ragazzi, io vi dico questa cosa, non perché ve la sto dicendo nella mio studio, nella mia camera qua a Milano, ma perché per motivi lavorativi spesso sono stato in contatto con giornalisti e col mondo del calcio, e tutti mi hanno sempre confermato la stessa cosa. Ai giocatori delle squadre non gli interessa nulla. Se dobbiamo valutare un giocatore, valutiamolo per come sta in campo, per come gioca in campo, e non per le squadre dove aveva giocato o allenato. Arrivo al problema, al fulcro del problema, me l'ha segnalato un ragazzo, un iscritto di voi su Instagram, Giuseppe Nerazzurro, che ringrazio, gli avevo promesso di aver fatto un video venerdì, poi non ho fatto a tempo, mi ha detto guarda le dichiarazioni di Lukaku perché dice la stessa cosa che avevi detto tu in un video riguardo Eriksen. E Lukaku, quando è stato in nazionale questa settimana, parlando di Christian Eriksen, ha detto cercherò di aiutarlo, che il problema di Christian è che non parla italiano e quindi spesso ha difficoltà a comprendere e a comunicare coi compagni. Ne avevo parlato in un video, l'avevo detto anche senza sentire questa intervista. Intanto ringrazio Giuseppe che me l'ha segnalato su Instagram. Vi dico che ho eliminato la pagina di Divx Football perché era una pagina vecchissima che non utilizzavo e non pubblicavo. Ho semplicemente il mio profilo personale, che è Divx85, se vi interessa, ma lo uso anche molto poco. Quindi se volete scrivetemi qua sotto, se volete scrivetemi su Instagram, scrivetemi dove volete. In ogni caso, parlando di questo argomento, avevo detto in un video che il problema di Eriksen, secondo me, era proprio la lingua. Si vedeva che in campo non parlava con i compagni e non comunicava con i compagni. E se qualcuno di voi ha visto recentemente un video che è uscito su TikTok del Bayern Monaco, nel quale Alfonso Davies chiama i suoi compagni nella notte, facendogli uno scherzo telefonico con WhatsApp, li chiama nella notte e poi quando loro rispondono lui dice scusami ti devo richiamare, adesso non posso parlare. Quindi, e loro rimangono un po' così. Quello che mi ha stupito, ma non è che mi ha stupito un po' così tanto perché lo so benissimo, è che lui parla inglese con tutti i suoi compagni e tutti i suoi compagni, compreso Lewandowski, compreso Alaba, gli rispondono in inglese, perfetto inglese. Non è scontato che in una squadra si parli italiano. Lukaku aveva detto in una intervista di qualche mese fa che all'Inter si parla una sola lingua ed è l'italiano. Ci sono tantissime squadre in cui non si parla una sola lingua. Io, come esperienza, sono andato più volte a fare le foto a bordo campo nel campionato svizzero. La Svizzera non ha una lingua ufficiale, quindi è facile dirvi che nella stessa squadra si parlino più lingue, ma la cosa che mi stupiva era vedere l'allenatore che parlava 3-4 lingue con i vari giocatori in campo come se nulla fosse, e quindi io mi chiedevo come fosse possibile che poi tra loro in campo si capissero. In ogni caso si parlano tante lingue in una squadra, quindi trovare una squadra come l'Inter dove si parla soltanto italiano
è un valore importante e sicuramente questo non sta aiutando Eriksen a integrarsi, dato che, come sembra, lui non parla una parola di italiano e in questo momento non l'ha ancora imparata. In ogni caso, purtroppo, la fine di Christian Eriksen sembra essere molto lontana dall'Inter. Le dichiarazioni di Marotta fanno presagire che a gennaio verrà ceduto, che lui abbia chiesto la cessione non è un bel segnale e sicuramente questo farà diminuire il suo minutaggio in campo nei prossimi mesi. In ogni caso, adesso l'Inter ha delle partite molto importanti. La prima è quella di mercoledì contro il Real Madrid e quella è veramente una partita dentro fuori. Ci vorrà ben altro di quello visto oggi in campo e spero che per una volta l'Inter possa tirare fuori l'orgoglio e vincere contro una squadra, cioè quella del Real Madrid, che in questo momento pare essere un pochino in difficoltà, sicuramente più in difficoltà rispetto a due settimane fa quando l'abbiamo incontrata in Spagna. Ci vediamo al prossimo video. Se non siete iscritti al mio canale e vi piace il calcio e vi piace l'Inter, iscrivetevi. Ciao ragazzi!